programmazione e di quella della nostra proposta politica per il comune di Avezzano, per l'intero territorio della Marsica. Grazie agli amici della stampa tutta, grazie ai colleghi e amici di partito che sono sempre presenti e che continuano a seguire con forza il progetto di Avezzano anche da altri paesi del comprensorio. Questa dimostrazione che il progetto della Lega è un progetto di ampio respiro, è un progetto che vede Avezzano capofila di un percorso politico importante e che vede, come abbiamo detto più volte, questa città come una città territorio. Quindi Avezzano dovrà tornare ad essere capofila della Marsica di tutta quella che è la politica del territorio e per il territorio. Ma l'oggetto della conferenza stampa di oggi, grazie all'assessore Prudente, è quello sul fucino, quindi su quello che questo territorio ci può portare e quello che questo comune deve fare per far decollare il comparto agricolo e per far tornare l'agricoltura al centro della politica della città di Avezzano, perché sono ormai troppi anni, tantissimi anni, che il comparto dell'agricoltura non è più un comparto baricentrico all'interno della politica cittadina. Abbiamo il fucino che è l'orto d'Italia, abbiamo il fucino che è una risorsa importante per questo territorio, ma ahimè le ultime amministrazioni comunali non hanno valorizzato quello che è il territorio, non hanno valorizzato quello che è il territorio agricolo avezzanese, non hanno valorizzato le politiche attive per questo comparto. Quindi la nostra volontà, la presenza qui dell'assessore, è a rafforzare quella che è la volontà della Lega e del candidato sindaco di voler puntare nella prossima amministrazione comunale molto sul comparto agricolo, molto sul comparto agricolo, perché abbiamo, come detto più volte, la possibilità di agganciarci a quella filiera perfetta, quindi il comune, l'assessorato regionale all'agricoltura, il Parlamento e l'Europarlamento. Quindi se andiamo a parlare di programmazione dei fondi europei, se andiamo a parlare di tutta la programmazione dei fondi legati all'agricoltura, abbiamo una idea, abbiamo dei progetti, abbiamo delle attività tali da poter andare a recuperare, ad intensificare quelli che sono i fondi del PSR. Un grande lavoro è stato fatto in questo anno e mezzo, è stato fatto un importante lavoro di concerto con l'assessore, abbiamo recuperato una parte importante di fondi, abbiamo portato in questo territorio, quindi nel territorio della Marsica, stanziato con il PSR un'importante somma economica che ha permesso e permette annualmente alle aziende di poter programmare degli investimenti importanti. Questo del PSR è un passaggio fondamentale per l'agricoltura fucense e per tutto quello che gira intorno all'agricoltura, perché comunque è un aiuto reale e concreto per poter sostenere gli investimenti degli imprenditori, aiutandoli, cofinanziandoli con una quota parte che viene messa dalla regione con i fondi europei. Quindi questo ci permette di fare una differenza, ci permette di fare la differenza in termini di numeri, perché comunque le nostre aziende hanno un contributo e possono investire in maniera importante e pesante su quello che è il comparto agricolo. Come dicevo prima, le ultime amministrazioni non hanno dato il giusto peso a quello che è l'agricoltura avezzanese. Uno dei primi atti che faremo lo faremo in giunta, perché come sindaco vorrò rimettere la delega all'agricoltura, quindi l'assessorato all'agricoltura e alle attività produttive. Sarà nuovamente un unico assessorato, ci sarà la competenza di un rappresentante del mondo agricolo all'interno della giunta, perché per troppi anni Avezzano ha puntato solo ad altre attività imprenditoriali, che sono importantissime, ma non è meno importante delle altre il comparto agricolo. Quindi il comparto agricolo dovrà tornare ad avere un ruolo centrale all'interno del comune, lo avrà con una rappresentanza all'interno della giunta comunale, e andremo ad identificare tutta una serie di persone anche all'interno del consiglio comunale, laddove dovessero essere eletti, che abbiano delle competenze specifiche per poter seguire la materia
delegato al sindaco e di comune accordo con l'assessore regionale, perché secondo me questo è un passaggio fondamentale per la crescita del comparto agricolo avezzanese, quindi trovare delle persone che sappiano, che siano di settore e sappiano interloquire quotidianamente con la regione, con lo staff dell'assessore regionale, fa sì che questo territorio, che, quindi il comparto agricolo Fucenza, il comparto di collegamento di tutto quello che è il mondo dell'agricoltura, può avere un ritorno in maniera economica, e quindi avendo un ritorno economico importante avremo sicuramente una crescita di PIL, avremo sicuramente una crescita di quelle che sono un ritorno occupazionale, perché comunque è un comparto che può dare molto a questo territorio. Durante il mio giro che sto facendo, perché abbiamo avviato il tour dell'ascolto, ho fatto un giro per la sezione di Paterno, per alcune vie importanti che collegano il Fucino, e abbiamo notato ci sono una serie di lacune che per dei svariati motivi alcune vie sono pressoché impraticabili, e questo a danno degli agricoltori che evidentemente hanno un disagio nel percorrere quelle strade, ma un danno di immagine a quello che è il comparto dell'agricoltura, perché ipotizzando che qui c'è, durante il periodo estivo ci sia un transito di persone da tutta Italia che vengono comunque a contrattare o a lavorare all'interno del comparto ortofrutticolo e orticolo, non è una bella immagine, perché una delle vie arterie principali di Avezzano e dell'Agro Fucenze ha comunque una situazione che è totalmente disastrosa, quindi oltre ad essere un problema di sicurezza viario è proprio un danno all'immagine del comune di Avezzano e di quello che è il comparto dell'agricoltura. Quindi su questo faremo una programmazione, anche su questo andremo a ragionare con comune, provincia e regione per cercare di capire quale sia la reale competenza su quelle strade e trovare un accordo con tutti gli enti interessati per fare una manutenzione straordinaria, evidentemente nel più breve tempo possibile, per ridare dignità a quelle vie e per ridare un servizio importante agli agricoltori che lavorano all'interno di quel tratto viario, e soprattutto ridare quella immagine che Fucino aveva un tempo, nei tempi d'oro dell'Agro Fucenze. Quindi noi lavoreremo per fare questo, perché comunque come comune abbiamo un potenziale importante, perché Fucino è l'orto d'Italia, oggi è una componente importante, dobbiamo tornare a rivalorizzare quello che è il Fucino, dobbiamo tornare a fare un sano marketing politico su questo patrimonio, perché comunque è un patrimonio che genera PIL, è un patrimonio che genera lavoro, per troppo tempo è stato bistrattato, sarà un fiore all'occhiello e sarà un punto fondamentale dell'amministrazione a trazione Lega e a trazione Tiziano Genovesi. Quindi sicuramente sarò da pungolo sull'assessore regionale perché possa aumentare quelli che sono gli investimenti, perché possa aumentare quelle che sono le sue sulle sue deleghe le possibilità per poter portare investimenti. Sarò da pungolo con l'assessore perché possa avviare con me un tour anche nazionale, anche internazionale, per cercare di andare a trovare società che siano interessate ad investire in questo territorio, perché in questo territorio dovrà tornare ad essere una componente importante anche la trasformazione agroindustriale. Siamo molto forti con il comparto della coltivazione, ma abbiamo troppe poche aziende che fanno le lavorazioni, quindi il prodotto finito. È un punto fermo della prossima amministrazione, chiederò con forza, quando sarò sindaco, all'assessore di voler girare con me per farmi da sponsor e per dare garanzia agli investitori nazionali e internazionali, perché possano in qualche modo iniziare a ragionare con questo comune, con questo territorio, per poter venire ad investire qui e portare lavoro, benessere, perché portando nuovamente un po' di lavoro e un po' di benessere sicuramente riporteremo quella serenità che da troppi anni manca in questo territorio. Io lascerei la parola al vicepresidente della regione Emanuele Imprudente, che sicuramente ci potrà dire quello che è stato fatto fino ad oggi, potrà dirci
come potremmo ragionare comune e regione su quelle che sono le nostre visioni per il futuro di Avezzano e ci darà un'apertura su tutta una panoramica che sono le sue. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie Tiziano, innanzitutto buongiorno a tutti. Io credo, per dare anche insomma, un taglio di concretezza per far capire che in maniera evidente che abbiamo un'idea piuttosto chiara di quelle che devono essere le esigenze da superare nel futuro di Avezzano e di quello che dovrà essere il governo della città con Tiziano Genovese Sindaco. Mi prendo un piccolo inciso per dare soltanto un dato, ma un dato credo di soddisfazione per il territorio che riguarda la ricaduta che c'è stata in termini di economici sugli investimenti alle aziende che riguarda il Fucino, il PSR. Il Fucino da solo ha preso quanto tutta la provincia di Chieti e molto di più della provincia di Pescara e della provincia di Teramo. Un dato di una ricaduta su una realtà che fa capire l'inversione di tendenza rispetto a dati storici, sono dati e quindi possono essere valutati perché sono numeri che sono lì. Io credo che invece vada oggi, siamo qui, sono qui a testimoniare il progetto, il programma, l'idea che abbiamo su tre elementi, secondo me fondamentali, su cui la Regione si deve impegnare per quanto riguarda la crescita della città di Avezzano e la crescita di uno riguarda ovviamente l'agricoltura, che può essere strettamente collegato con l'ambiente, un altro, e l'altro riguarda l'elemento culturale e di elementi cittadini. Secondo me sono tre punti su cui insieme a Tiziano abbiamo lavorato in questi mesi e soprattutto successivamente, nel momento in cui sarà sindaco, dovremo lavorare per portare a casa e realizzare tre interventi che secondo me e secondo noi hanno una prospettiva importante per l'innovazione del Fucino. Uno ovviamente è la realizzazione del benedetto impianto irriguo per quanto riguarda il Fucino, cioè il sistema intubato, che è uno degli elementi su cui ci giochiamo una partita di comunità, non soltanto legata alla Marsica, a Mezzano, a Fucino, ma a livello regionale la credibilità che possiamo avere un sistema nazionale. C'è un cronoprogramma, stiamo aspettando questo cronoprogramma. Fatto in questi giorni con ARAP e Consorzio di Bonifiche e Regione, rispetto a quel cronoprogramma siamo nella fase dell'apertura della commissione, dell'apertura delle buste per quanto riguarda l'individuazione dei tecnici che dovranno redigere il progetto esecutivo. Perfettamente in linea con il cronoprogramma, quindi sta andando avanti rispetto a quelle che sono le varie. Si sono persi anni. Oggi abbiamo stabilito, abbiamo messo a disposizione delle istituzioni, quindi siamo perfettamente in linea rispetto a queste dinamiche. Qui sarà importante la figura del sindaco di Avezzano, la figura di Tiziano Genovesi, che dovrà essere l'elemento di costante chiamata e di costante impegno per far sì che questi problemi che potranno sorgere ci tengano continuamente e costantemente sul pezzo, in maniera tale che tutto finisce. È chiaro che ha un sistema autorizzativo piuttosto complesso, perché dal progetto poi ci sarà la necessità di avere le varie autorizzazioni di varia natura anche di livello nazionale, e quindi sono convinto che ciò che uscirà dalla progettazione sarà una progettazione di altissimo livello, per questo viene garantito, che ci consentirà di affrontare tutta la fase autorizzativa con la serenità che è necessaria per un'opera del genere. Collegata a questo, ma non da meno, sarà importante la figura del sindaco di Avezzano e di Tiziano Genovesi, sindaco di Avezzano, perché così come abbiamo fatto in questo anno e mezzo, abbiamo un sistema depurativo marsicano in generale e di Avezzano, dove ci sono investimenti per oltre 23 milioni di euro, che nella gran parte devono essere ancora progettati. Ci sono varie fasi, tra alcuni interventi progettati, altri in fase d'appalto, qualcuno in ultima azione, cioè siamo in una fase tale per cui oggi c'è la necessità di un sindaco che sia costantemente in raccordo con la regione e soprattutto sia da
elemento di sprono nei confronti di Erzi, che nello specifico è il soggetto che ha avuto l'ultimo finanziamento di 5 milioni e 2 metà marzo per quanto riguarda il completamento del depuratore di Borgo 8000, e poi il CAM, che ovviamente è l'ente gestore e cliente attuatore di questo tipo di progetto. Diventa fondamentale completare questo tipo di interventi del sistema depurativo dell'intera Marsica e quindi di Avezzano. E la centralità del sindaco di Avezzano, per il ruolo del sindaco di Avezzano, per quello che è il CAM, diventa fondamentale. Non possiamo pensare allo sviluppo e una crescita del sistema produttivo agroalimentare Fucense se non teniamo in campo sia l'elemento legato al, come dicevo, al sistema irriguo e anche al sistema depurativo, quindi un sistema qualitativo complessivo della risorsa idrica che deve fare un salto di qualità. Non ultimo le vicende del fiume Liri hanno riportato in questi giorni all'attenzione, ma un sistema globale e un salto di qualità su questi due grandi interventi, macro interventi, mettiamola così, uno di natura depurativa ambientale e l'altro in cui noi come regione stiamo mettendo il massimo, abbiamo messo le risorse a disposizione, stiamo facendo tavoli di confronto, ma di una competenza che oggi è passata ai soggetti attuatori, e quindi questo diventa un elemento, diciamo così, di necessità di un sindaco che abbia questo tipo di possibilità e di... Parallelamente a questo, io credo che proprio per completare un sistema che vada all'agricoltura, all'ambiente, l'elemento cittadino. Noi abbiamo, ed è un ragionamento che abbiamo fatto in questo anno con Tiziano, noi siamo partiti per recuperare quello che è il parco d'Orlonio, per quello che è un elemento, abbiamo fatto anche iniziative culturali, a febbraio abbiamo fatto un'iniziativa per la regione, per la valorizzazione dei comitori di Clavio, con tutta la storia, che era l'avvio di un processo che dopo poco il Covid ha sostanzialmente bloccato e sospeso. Ma l'idea qual è? È quella di mettere a disposizione il parco, il casino di caccia, tutto quel sistema, la ristrutturazione del palazzo d'Orlonio, dove il soggetto attuatore è il comune d'Avezzano, i soldi sono messi la regione, il comune d'Avezzano, e quindi la necessità che il sindaco, il comune d'Avezzano, lavori in questo progetto, lavori realmente in maniera tale che si possa mettere a disposizione con un elemento che diventa anche una cultura, la tradizione, diciamo, contadina e agricola della nostra storia, quindi trasformare un elemento culturale in quella che è la cultura. E quindi unire in un percorso ideale il progetto della valorizzazione e qualità delle acque, il sistema depurativo, l'elemento ambientale, l'elemento storico che con cui l'iniziativa fatta, si è capito che c'è la voglia e c'è un'attenzione unica su questo elemento, che può essere un elemento di crescita enorme. Quindi come regione, insieme al Comunale, dobbiamo mettere a disposizione questo parco, che diventa il parco che ampia l'elemento, diciamo così, delle offerte cittadine ad Avezzano, e credo che siano degli elementi su cui si possa costruire e far crescere una comunità e nella fattispecie la città di Avezzano. Questi sono tre elementi per dare il senso, ma ci sono tante altre attività che abbiamo in mente e che possiamo portare avanti con serenità nel momento in cui, insomma, Tiziano sarà il sindaco. Se ci sono domande, personalmente...